un tetto minimo del 65% da raggiungere a tutti i costi sulla raccolta differenziata, sebbene in tempi medio-lunghi, e quanto prevede il nuovo piano di gestione del ciclo rifiuti della Campania messo a punto dalla Regione ed approvato dalla Commissione europea, che più volte in questi anni ha richiamato la Campania avviando anche procedure di infrazione. L'impiantistica futura, prevista nel piano regionale dei rifiuti, è stata individuata fissando un valore della raccolta differenziata nei prossimi 3-4 anni di almeno il 50%, individuando inoltre la necessità di termovalorizzazione per una potenzialità pari a circa 1.364.000 tonnellate annue. Per raggiungere questo obiettivo, il piano ha confermato i 3 nuovi impianti programmati, tra i quali anche Salerno, destinati ad affiancarsi al termovalorizzatore di Acerra, già funzionante, con una capacità di circa 566.000 tonnellate annue. Il nuovo piano approvato dalla Commissione europea conferma l'ipotesi quindi di un termovalorizzatore a Salerno. L'impianto, autorizzato dalla legge 26 del 2010, dovrebbe avere una potenzialità nominale di 300.000 tonnellate annue. Sebbene sia in corso, almeno secondo il piano, la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto in concessione, il suolo individuato nell'area di Cupasiglia, al confine tra i territori di Salerno e Giffoni, è stato oggetto da parte dell'amministrazione comunale del capoluogo ad un cambio di destinazione d'uso per attività artigianali. Proprio per questo motivo e per altre difficoltà emerse in questi anni, il governatore Caldoro ha annunciato di aver inviato una lettera al ministro dell'Ambiente Clini. Nonostante ciò, il governatore si è detto fiducioso e soprattutto contento del via libera europeo. Una lettera al ministro, al governo, al ministro Clini, che riguardano lo stato di attuazione sia della norma, sia per quanto riguarda la gara del termovalorizzatore di Acerra, di Napoli Est, e sia per quanto riguarda le difficoltà sulle procedure che riguardano Salerno, che sono questioni dove io posso solo notificare al governo, non ho poteri per poter intervenire o risolvere queste questioni, perché la regione doveva solamente per legge attivare le procedure e nominare i commissari, cosa che abbiamo fatto, e abbiamo fatto anche poi il monitoraggio del procedimento. Il nuovo piano regionale di gestione del ciclo rifiuti prevede anche un quarto termovalorizzatore, oltre a Acerra, Napoli Est e Salerno, nel Casertano, sebbene di piccole dimensioni, con tecnologia di gassificazione. Per quanto riguarda il trattamento della frazione organica, invece 6 gli impianti di digestione anaerobica, tra i quali anche Battipaglia, e 5 di compostaggio, dei quali ben 3 nel Salernitano. A parte quello della zona industriale del capoluogo, realizzato e funzionante dal comune, anche Giffoni Vallepiane e Deboli, i primi 2 da 30.000 tonnellate annue, il terzo da 21.000.